Allora, tutto questo video va sotto il titolo di racconti, sempre che riesca a usare il Blender in modo opportuno e diciamo riuscire a fare una buona introduzione. Dunque, racconti perché sono cose un po' personali e anche un po' difficili. Diciamo che non è un periodo fantastico, anzi, questo 2016 è un po' un disastro dal punto di vista personale. Comunque, sto andando parecchio in giro a fare colloqui per cercare di trovare qualcosa di meglio, ma non è così semplice. Cioè, la mia prospettiva, la mia idea di quello che poteva essere un lavoro non è stata così tanto rispettata e sono in Germania, quindi non immagino se avessi cercato lavoro in Italia, non lo voglio forse neanche sapere, comunque questo è l'inizio. La seconda cosa è che fra una settimana riuscirò finalmente a finire almeno il corso di tedesco, corso che mi ha reso veramente con i nervi un po' a troia, perché era difficile e scusate la parolaccia. Inoltre ho delle difficoltà col libro perché questo corso è di 8 ore alla settimana, 2 appuntamenti a settimana, 4 ore il mercoledì, 4 ore il venerdì, diciamo dalle 13.45 fino alle 17.45, quindi abbastanza lungo. Poi ho avuto dei problemi di ansia, succede, mi capita sfortunatamente, ma perché ho dei problemi anche credo con la tiroide ed è tutto connesso perché la tiroide di Hashimoto dà milioni di sintomi, anche se dicono che sia quasi asintomatica, è un po' una puttanata perché dipende da persona a persona, quindi un po' il metabolismo da rettile e un miracolo che io non sia grassissima e comunque me la porterò dietro tutta la vita molto probabilmente perché è cronica e appunto ce l'ho già da qualche anno e per motivi di stress mi è comparsa molto prima di quanto sia comparsa mia mamma. Mia mamma l'ho avuto verso i 60 anni, verso i 30. Ho avuto una vita molto complicata, soprattutto un periodo della mia vita molto molto difficile, verso i 30 anni, dove ho avuto tantissimi problemi. Ancora adesso quei problemi non li ho del tutto risolti, per cui 6 anni di casini, cioè, abbastanza allucinante. E niente, comunque sia, i prossimi progetti saranno qualcosa di molto più allegro perché la mia idea è di fare un altro video, perché ci sarà un'altra sfida con i Toki, quindi cercherò di parlare ancora più lingue, ma vediamo cosa riesco a fare perché i prossimi progetti sono molto impegnativi e non c'è tantissimo tempo, la sfida dura 1 mese e mezzo a partire dal 15 di giugno e finisce a fine luglio, quindi ho 1 mese e mezzo, però insomma con le idee che ho e quello che vorrei fare sarà impegnativo, sarà un vero casino perché ci sono lingue che purtroppo non mi trovo, ho delle difficoltà di apprendimento. È una cosa assurda perché non riesco a imparare il francese assolutamente. Tutti mi dicono, ma tu sei piemontese, simile al tuo dialetto, sarò impedita io, sarà tutta colpa mia. Sicuramente sto sbagliando in qualcosa, non so più in cosa. Comunque, io ringrazio e spero veramente di trovare la luce da qualche parte, la luce in fondo al tunnel e che non sia un treno merci lanciato a tutta velocità. Ringrazio a tutti. Ciao, un bacio.